Interventi direi fondamentali, imprescindibili per il centro storico di Cartoceto, non soltanto per la sua messa in sicurezza e quindi per la tutela dei residenti, ma ovviamente anche per tutto quello che invece questo rifletterà in termini di sviluppo socio-economico. Un problema annoso che caratterizza il capoluogo di Cartoceto da lontano 2012 e 2013, che rispettivamente hanno visto il crollo di un tratto della cinta muraria di via Cavour e di piazza Marconi, piazza Marconi che abbiamo di recente terminato, e invece qua in piazza Garibaldi ci accingiamo ad avviare l'importantissimo cantiere per 810.000 euro appunto di messa in sicurezza di questo tratto che riguarda via Cavour. Per una parte questo significherà una demolizione e una ricostruzione del muro, e per un'altra invece un intervento di restauro conservativo e di cuci scuci invece di quello che è il resto del tratto fino a Palazzo del Popolo. Il terzo intervento, non meno importante, invece riguarderà via delle mura per 430.000 euro, e qui invece si tratterà di un vero e proprio intervento di messa in sicurezza di tutta quella che è la parte, diciamo, che sta al di sotto di piazza Garibaldi, di via delle mura, e per altri invece, per il secondo tratto di via delle mura, parliamo invece di un intervento di copertura e quindi anche lì di riqualificazione e di restauro conservativo di un precedente intervento che era già stato eseguito. Il borgo storico di Cartoceto, finiti questi tre interventi da parte dell'amministrazione, che hanno visto un impegno direi molto molto importante ma al tempo stesso concreto in questi anni, perché il bilancio è all'incirca di 3 milioni e mezzo di euro spesi in interventi di messa in sicurezza e di riduzione del rischio idrogeologico, vedono mancare soltanto l'ultimo tratto finale di via delle mura, che invece sarà un prossimo intervento su cui dovremo mettere ulteriormente mano. E poi dobbiamo dire davvero che speriamo, facciamo gli scongiuri, insomma, che gli interventi di messa in sicurezza all'interno del centro storico saranno finalmente terminati. In quell'ammontare totale di cui parlavo prima c'è anche un recente finanziamento da parte del Ministero dell'Interno che riguarda la realizzazione, la riqualificazione di sottoservizi in via Marcolini all'intersezione con via Mazzini, che consentirà una migliore regimentazione delle acque meteoriche, e quindi questo sicuramente ridurrà il rischio di allagamento che invece purtroppo abbiamo visto nell'agosto del 2021. Quindi questo è sicuramente un altro intervento molto molto atteso dalla comunità, dalla cittadinanza del centro storico, e che sono sicuro saprà mettere in sicurezza e risolvere un altro problema, ripeto, che purtroppo nel recente passato ha visto protagonista il centro storico.